Al limite della riserva naturale del Pian di Spagna, Vercella si affaccia sul lago di Mezzola. Qui le gallerie stradale e ferroviaria di San Fedele costituivano il passaggio obbligato dalla Valchiavenna in direzione dell'Alto Lario. Questa di San Fedele di Vercella è una delle tre grandi gallerie di mina presenti sul territorio della regione Lombardia. Si tratta di opere eccezionali destinate in origine a creare degli sbarramenti in corrispondenza delle opere come ponti e gallerie stradali e ferroviarie lungo le grandi direttrici di traffico che varcavano le Alpi attraverso i passi alpini. Adesso andiamo a vederlo. La mina di Vercella è realizzata creando un condotto principale posto al di sopra, prima della galleria stradale e poi tramite una diversione di 90 gradi al di sopra della galleria ferroviaria. Sono due tratti di 50 metri l'uno, dal quale si diramano 8 gallerie laterali per la galleria stradale e altrettante per la galleria ferroviaria. Ognuna di queste gallerie laterali al fondo presenta un pozzo profondo 7-8 metri che consente di collocare una grossa cassa d'esplosivo all'altezza del piano stradale e ferroviario. Questo consentiva, nel momento del pericolo, facendo detonare queste cariche d'esplosivo, di far collassare la volta della galleria in modo tale da impedire totalmente l'accesso alla vallata. È questa la strada statale dello Spluga, la vecchia strada statale. E questo è il passaggio obbligato da cui avrebbe dovuto passare il nemico. Elemento cardine della mina è il sistema di intasamento delle cariche, necessario affinché le esplosioni non si riversassero in alto nella direzione dei pozzi, ma spingessero lateralmente verso la roccia. L'intasamento era realizzato riempiendo completamente i pozzi d'acqua. Chiaramente le casse di esplosivo poste sul fondo erano perfettamente sigillate. L'acqua era pescata dal lago e tramite un sistema di pompe e condotte era convogliata all'interno di apposite cisterne. Da queste, ma solo in caso di reale necessità, era possibile distribuirla al sistema di pozzi per realizzare l'intasamento. Cariche ed inneschi erano ricoverati nelle riservette, locali mantenuti asciutti grazie a un efficiente sistema di areazione. L'esplosione era finalizzata alla demolizione solo parziale delle gallerie, così che potessero essere rapidamente ripristinate nel caso fosse necessario inseguire il nemico in ritirata. Il progetto di recupero della mina è stato attuato dalla comunità montana della Valchiavenna, con il supporto tecnico-scientifico degli operatori del Museo della Guerra Bianca in Adamello.